Ciao amici, sono io Giulia War e oggi, come ho detto già nello scorso video, farò abbastanza video perché devo sbrigarmi per le scuole medie. Allora, oggi recensirò gli altri miei due figli. Allora, ne ho altri, ma me li hanno regalati e non li voglio recensire perché comunque non ho, ho solo questi e semmai li recensirò un altro. Se proprio li recensirò, non lo so, perché comunque non so se sono figli, ma comunque sono molto carini, ve li volevo far vedere. Allora, questi sono i miei due ultimi figli che avevo, però non farò più la collezione perché ho deciso di fare la collezione di un'altra cosa. E cioè, My Little Pony. Quando ne avrò abbastanza vi prometto che vi farò la recensione, ma per adesso no. Comunque, oggi recensirò questi due e questa non so quale sarà. Questa non so se sarà la quinta volta che lo dico, ma comunque iniziamo subito. Ovviamente mi sono tenuta le bustine perché volevo farvele vedere. Sono queste, allora, quella dei figli Evels è a sfera, mentre quella dei figli Mermais è a forma di conchiglia. Sono molto diverse, guardate i simboli, per esempio, vedete, figli Mermais, figli Evels. Però ovviamente ci sono sempre le loro regine. Poi in questo cerchio dice gioielli con cristalli e in quest'altro trova la pietra rara dell'umore, mentre qua dice cristallo sulla corona e qua trova la perla vera. Quindi molto bello. Vabbè, non ve la starò a spiegare perché è un po' come tutte le altre. Qua c'è il castello principale, vabbè, loro abitano in una specie di tesoro. Lasciando stare, e vedete che qua è tutto di un viola con tutte queste stelle, invece qua sembra tutto molto più acquoso. Dietro, ovviamente, però ci sono tutti i pony. Guardate, qua sembra tipo ai figli Witchy. Vedete qua e qua. Qua dice collezione di tutti i 21 figli Evels, però secondo me questi qua sono più vecchi perché non si vedono molto facilmente in giro. Forse questa qua la voleva vendere, non lo so. Però ovviamente ci sono sempre le solite cose che non vi spiegherò. Allora, poi questi sono i loro book. Che non riesco mai ad aprire con una mano. Eccolo. Allora, qua ci sono i 5 castelli. Questo è molto carino. Con ovviamente che sembra molto uguale a Zimsala. E dietro ci sono le regole del gioco perché con queste carte si può giocare. Quindi di sicuro sarà molto molto vecchio questi cosi. Ma va bene. Già che erano a colori è una buona cosa. Però adesso passiamo ai figli Mermais. I figli Mermais, come vedete, qua c'è il simbolo molto carino. Da questa parte ci sono tutti. E qua la loro storia. Mentre qua diciamo che la loro storia è molto più piccola e uno la può scambiare come regole del gioco, quindi. Comunque. Alla fine del video vi dirò quali vi consiglio di prendere. Iniziamo da questo. Allora, questo si chiama Basile, questa è la sua cartina d'identità. Qua diciamo che ci sono le vite e non so cosa vuol dire questo simbolo, ma va bene. Comunque non so cosa vogliono dire questi simboli. Vabbè, qua dice di andare su www.myfilly.com e qua sotto dice una farfallina con bellezza 500, mamma. Velocità 400, agilità 800. E dice mago e c'è una stellina perché il suo simbolo è una stella e dice: Basil riesce a mettere a posto quasi tutto con la sua magia. Agli occhi degli altri sembra sempre scontroso, ma quando nessuno lo guarda ama fare degli scherzetti e farsi una grossa risata. Ok, e dietro ovviamente è uguale alla bustina. E
Eccolo, sembra più un'antica Roma, forse è per questo che li ho presi specialmente. Guardate i capelli lunghissimi, biondi, pure la sua coda, e come vedete anche delle mesh arancioni. Qua poi ci sono tante stelle che sembrano però più dei fiocchi di neve. Va bene. La sua espressione sembra molto seguace e qua si può vedere pure un taglio all'occhio, proprio antichi romani. E i suoi occhi sono di questo verde. Lui è tutto blu, mamma mia. Devo dire che non amo i fili blu, ma va bene. E i suoi zoccoli sono di questo arancione. Poi ha sul suo bracciale questa pietra blu. Alla fine devo notare che i colori sono sempre gli stessi, cioè blu, giallo, rosa. Insomma, quelli sono, non cambiano. Poi vabbè, ha la sua coroncina con le due foglie di alloro, la sua coroncina che sembra molto romana. E vabbè, qua poi ci sono le sue orecchie. E devo dire che è molto carina, anche se ha un'espressione un poco antipatica. Da qua guardate, sembra uno molto molto combattente, ma va bene. Poi il secondo. Come vedete, le due cartine cambiano. Mentre questa qua è molto più ispirata a quelle vecchie, questa è molto diversa ed è più da gioco. Comunque, dietro è sempre uguale e dice: e ovviamente in questo, diciamo, cerchio di perle c'è l'immagine di Neptune. Con qua il numero 8 e dice di andare su myfilly.com. Quindi guardate, mentre qua è filly.com, qua myfilly. Forse l'avranno cambiato, non lo so. Comunque, Neptune. Nel pomeriggio il passatempo preferito di Neptune è nuotare a caccia di perle. A volte porta con sé suo figlio Merrow e prova a insegnargli come usare la magia per fare scherzi agli altri figli mermaids. Non so se questo Philly è un maschio o una femmina, non lo so, ditemelo voi cosa pensate. Comunque, lui è di questo, o lei, è di questo arancione molto chiaro, color pesca, ed è molto carina o carino, vabbè. E ha questi disegni sui due zoccoli, gli unici due zoccoli che ha. E i suoi zoccoli ovviamente sono blu, come la sua coda che sembra come una perla, molto bella. Poi i suoi occhi sono di questo verde, anche se qua non so se si nota, sembrano un po' marroni perché ha una macchia nell'occhio, proprio dove c'è il verde, è un po' sfumatura marrone, ma non fa niente. Poi ha lo stesso suo bracciale, soltanto che non ha la pietra, perché lui ce l'ha, o lei, ce l'ha sulla corona, molto grande, secondo me la più grande tra tutti i figli, la pietra più grande che si può trovare. E poi ha questa enorme criniera, tutta di questo lilla, con delle mesh blu. E ha anche queste stelline incastonate. Ci sono pure quelli con le conchiglie, molto belle. Allora, e vabbè, poi ha questa cosa, diciamo, sopra il muso. Qua, vedendolo da qua, devo dire che sembra un po' anziano, ma va bene, forse è una mia impressione. Ma da questa, diciamo, da questo cosa, da questa visuale è molto più carino. Allora, devo dire che sono tutti e due molto belli, ma se dovessi scegliere tra questi due e tra anche i figli Witchy, io sceglierei questi perché hanno la coda e sono bellissimi e poi si rovinano di meno, invece questi sono pure colorati male, mentre questo qua la pelle si rovina facilmente, vedete? Quindi vi consiglio questa. Ma comunque poi voi scegliete. Beh, allora io vi saluto. Non so se farò altri video per oggi, ma vediamo.
Beh, ci vediamo e al prossimo video. Ciao!